buonasera a tutte. Allora, grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Voglio davvero ringraziare tutti i colleghi per avermi conferito questo incarico e per avermi votato, se non mi ha votato. È per me un vero motivo d'orgoglio assumerlo, cercherò di svolgerlo al meglio, rappresentando tutte le forze politiche che presenti. Tutte le consigliere e tutti i consiglieri eletti con il massimo senso di responsabilità. Questa sera, dopo l'ultimo consiglio della scorsa consigliatura, ripartiamo in presenza in un luogo importante per il municipio come il Canna, che ci ospita qui oggi, ma anche se ci ospitiamo presto di tornare nella nostra sede di Avanturi, che dovrebbe accadere. Cosa no? Il consigliere Faccini, che mi ha preceduto, ha sottolineato questo aspetto, cioè che venirci in presenza non è affatto scontato. Dopo lunghi periodi di collegamento a distanza, chiusi in casa e con poche possibilità di muoverci, e non lo darei assolato per niente. Anzi, questi lunghi mesi però ci hanno insegnato anche molto. Ci hanno fatto adattare a condizioni difficili e straordinarie, e sottolineato l'importanza delle istituzioni, l'importanza del confronto democratico, e soprattutto ricordato l'importanza dell'essere qui, oggi, in presenza, a confrontarci sul nostro lavoro al servizio dei cittadini e soprattutto nei momenti critici. Il mio primo auspicio quindi è di non dimenticare che si è appena trascorsi, anzi, cercare di trarre il meglio di questo nuovo mandato da quanto appena vissuto con spirito di innovazione e miglioramento anche del funzionamento di questa istituzione, che deve cercare di stare al passo con i tempi e al passo con le esigenze dei cittadini. Come sappiamo, il municipio è l'istituzione più vicina ai cittadini e non dobbiamo dimenticarlo mai. In queste elezioni abbiamo avuto modo di tornare in strada, nelle piazze, nei mercati, a incontrare persone. Ne abbiamo incontrate tante, con cui ci siamo confrontati e riscontrato problemi nuovi e problemi vecchi non ancora risolti, ma anche una fiducia rinnovata nel provare a migliorare i nostri quartieri e la nostra città. Dovremo quindi riuscire a continuare ad ascoltare i bisogni, le richieste e i suggerimenti che ci vengono posti e trovare risposte adeguate. Il risultato di queste elezioni ha visto poi lo schieramento vincitore, con numeri importanti in termini percentuali, ma non dobbiamo trascurare un altro dato fondamentale della politica, si impegna nelle istituzioni e ambisce a rappresentare la città, e cioè le tante persone che hanno deciso di non andare a votare. Ecco, una difficile missione che dobbiamo avere tutti sarà provare a recuperare la fiducia di queste persone che non hanno votato, e per farlo dovremo essere ancora più attenti e andare a riprendere quelle istanze rimaste inascoltate. Inoltre, nonostante i numeri in quest'Aula siano molto ampi della maggioranza, questo non deve essere una scusa, mi ricordo a tutti quanti noi, per l'autosufficienza e l'autoreferenzialità. Anzi, deve andare ancora più in stimolo e senso di responsabilità e il dovere di ascoltare che maggioranza non è. E far sì che il Consiglio possa essere il luogo di tutte le istanze del confronto, della ricerca di soluzioni condivise, è uno dei compiti di questo ruolo, e farò del mio meglio affinché sia così. Vorrei fare un secondo auspicio qui da tutti noi, e prendo spunto da quello che ha detto l'assessore Grandi, e cioè di riuscire ad essere come municipio ancora più incisivi e che il decentramento di cui tanto si parla diventi più concreto. Con comune tutti i municipi della stessa maggioranza, non esistono più certi albi e vogliamo quindi che vengano delegate ancora più competenze con le relative risorse sia umane che economiche. Inoltre mi auguro che come Consiglio sapremo affiancare i lavori della nostra nuova giunta ed essere il centro del dibattito e della discussione politica, portando in Consiglio le nostre diversità. Sarà importante confrontarci, discutere, a volte accastramente, ma cercando e trovando mediazione dove possibile. Discutere di idee e di visioni, di problemi e di soluzioni, tenendo sempre come linea guida rispetto alle cittadine e toni adeguati. Sarà quindi fondamentale evitare attacchi personali o parole di odio e intolleranza o idee non in linea con i valori della Costituzione. Infine voglio chiudere con il ringraziare il passato Consiglio per il lavoro svolto, il Presidente Allegori e la sua giunta. Abbiamo qui una promossa in Consiglio Comunale, il Presidente, anzi l'assessore Fossi, che non si è ricandidato, ma che è stato con molto, molto affetto. Il due Presidente dell'Aula, uno qui presente che mi hanno preceduto, uno qui presente, e l'altro non c'è, Mazzari e Manzitti,
ed augurare un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente Abdul, alla sua nuova giunta, e soprattutto voglio augurare un buon lavoro a tutte quante e a tutti quanti. Grazie.